Ciao ragazzi, sono di Pokémon Collector, benvenuti in un nuovo video PokéPosta. Mancano 2 giorni a Capodanno, quindi quale modo migliore per concludere l'anno se non una bella PokéPosta? Oggi andiamo ad aprire, direi, 13-14 buste. Ho tenuto per la fine, diciamo, le ultime 2 buste, quelle un po' più interessanti, però non escludo che ci sia qualcosa di bello anche in mezzo perché non mi ricordo cosa ho comprato. In realtà una carta la so per certo ed è quella che ho tenuto per ultima. Perché è una carta che mi fa completare un set. E quindi ho voluto tenerla per la fine, come gran finale. Prima carta abbiamo. C'è qualcos'altro dentro. Un Deoxys X di Ex Deoxys. La 99 di 107. Dopodiché abbiamo Bacca Dente di Leone, questa qua se vi ricordate quando state a vederla nel set era reverse, di conseguenza l'ho comprata per quel motivo. Poi, proseguiamo. Andiamo abbastanza spediti che tanto di carte da vedere ne abbiamo. Ah, altra cosa mi stavo scordando. Penultimo pacchetto, mi trovo penultimo ultimo, è un lotto che ho comprato. E so che vi piacciono i lotti, quindi non rimarrete delusi neanche a sto giro. Dentro non c'è più niente. Qua abbiamo. Questo non me lo ricordavo. Recupero di energia Secret di antiche origini. È la 99 di 98. Bellina, recupero di energia. Poi, Hitmonchan di Ex Forze Segrete. E infine. Anzi, no, ce ne sono altre 2 carte, ve le vediamo insieme. Sono 2 unknown, K e Y. Bellina K. Imbustiamo queste qua così siamo pronti a sistemarle sabato. Tra l'altro, sabato quando andiamo a sistemare sarà il primo video dell'anno, quindi partiamo con una sistemazione, direi sia il 2 gennaio, quindi speriamo sia un anno migliore di quello che è stato. Proseguiamo. Vediamo cosa c'è. Una carta di Magic, anche qua usate poverette per farla spessore. Abbiamo uno Sfill, un bellissimo comune di leggende nascoste. Un Bellossom di Ex Forze Segrete, bello questo qua. E un Raichu di Argol Soul Silver. Mettiamo via le magic che sono queste due qua e proseguiamo. Altre magic che fanno da spessore. Vediamo, c'è più niente dentro? No. Ah, abbiamo un'altra ex ed è Altaria ex di Exmeraldo. Bellina questa qua. Non so a che punto sono messo con Exmeral, forse mi manca una carta, forse era questa qua che mi mancava. Vabbè, lo scopriremo sabato. Delle magic, oggi è il video delle magic usate come spessore. Abbiamo solo questo, ho preso. Abbiamo ex energia Holon di Isola dei Draghi, che mi sa che l'avevo reverse, probabile, quindi andava sostituito. Proseguiamo. Questa idea che viene dall'estero, esatto, viene dalla Germania. Cosa potrà essere? Ah, carta in italiano.
Abbiamo un Golduck di ex fantasmi di Holon. Bello questo qua, Kindra, sempre di fantasmi di Holon. E un Holon Casfor, sempre dello stesso set. Bello specialmente il Kindra. Ovviamente Delta Species. Continuiamo a circa metà. Kirlia di ex Smeraldo, Azuril di ex Pece Delta, non si direbbe mai una rara, Drapion di Fronte di Tempesta e un Castform Pioggia di ex Pece Delta, quindi tutte non oro. Però poco importa, l'importante è che ci servano, non importa la rarità. Possono anche essere tutte comuni, ma se mi aiutano per la collezione, ben venga. Proseguiamo. Cerchiamo di coprire l'indirizzo. Guarda che bellino sotto l'odor. Ah no, è forse la busta. Sì, decisamente la busta. Abbiamo Groudon di ex Smeraldo, la 5 di 106, Aerodactyl di Leggenda di Mew, la 1 di 92, bella. Questa qua sono quasi sicuro di averla reversa. Tanto guarda quanto è bella questa carta. Bella bella. Oppure sembra strappare perché non so dove sono le carte, nel senso, un po' lo sento dove sono le carte, però non è mai troppo sicuro. Non vorrei strappare le carte. Indovinare cosa si fa per fare dello spessore? Carte di Magic. Ok, ce l'ho fatta. C'è questo scotch qua che mi bloccava tutto. Abbiamo un Lapras di Leggenda di Mew, davvero, davvero molto bello. Mi piace un sacco questa carta. E un Metagross di Specie Delta. Questa qua invece direi di non averla reversa, ma mi sembra fosse graffiata, quindi era rovinata, andava sostituita. Direi sia quello il motivo, poi magari mi ricordo male. Anzi, probabile che magari vi ricordate meglio voi dal video che io. Sono alcuni di voi che sono molto attenti durante i video. E mi avete già sgridato diverse volte per errori che ho fatto. Anzi, vi ringrazio perché molte volte avevo tipo scordato di mettere la bustina oppure avevo messo una carta a posto dell'altra e quindi mi aiutate anche in quello. Qua direi che siano degli unknown, infatti bastava girare dall'altro lato. Abbiamo unknown C, ovviamente di forze segrete, ricerca di Bebe, Makuhita di ex Deoxys. Gli unknown invece li sto sostituendo perché li avevo in inglese, cioè avevo il set praticamente completo, ma no, anzi sì, praticamente il set completo, però erano mischiati italiani e inglesi, quindi le sto sostituendo piano piano. La cosa che non me l'ho mai fatto vedere perché erano in un album che non ci avevo portato di mano, quindi sa che non vorrei dire una cavolata, ma secondo me nel video che ho fatto di Expecie Delta me l'avevo fatta vedere per quel motivo lì. Oh, qua abbiamo un bel po' di carte e ci metteremo un bel po' a metterla a posto. Prendo un po' alla volta, se no le rovino. Ok. Eh sì, qua sono un bel po'. Se facciamo che le imbusto poi fuori video, se no non finiamo più. Fossile misterioso di Tempesta di Sabbia, Cubone di Timagma Timidro, Miao, Psyduck, Aron, Baltoy, Ondur, ma c'è il telefono storto. Infatti stavo così per capire se ero storto io o il coso. Ondur, Poicena, Glalie, Electrode X di Rosso Fuoco Verde Foglia, Drowsy, Parasect, Delibird, Markru, Sistema di Riciclo di Energia,
Within di specie delta, rapido SM di specie delta, grande incendio, Marshtop, Zanguse, energia, perché è inglese questo? Questo è sbagliato, è inglese. E infine Nighters di richiamo delle leggende. Ok ragazzi, siamo arrivati alle ultime due buste, quindi alle quelle che ho anticipato prima. Abbiamo prima di tutto il lotto che ho preso, ed erano un po' di carte. Adesso ho preso tutto, sì, tutte holo, più o meno vecchie, non condizioni non bellissime, però erano, comunque ho premiato la quantità. Unknown New Discovery, Alakazam, Team Rocket, Nidoqueen Jungle, Kingdra, Poliwrath Base, Togekiss Neogenesis, Wigglytuff, Fortress, Jolteon Jungle, Hitmonchan, Misdreavus, Hitmontop Reverse di Forze Segrete, Machamp, Sharptail Distrutto, Gardevoir, Hitmonlee Prima Edizione, Mach, Pinsir, Kangaskhan, Erika's Clefable, Ninetales, Nidoqueen Base, Flareon Jungle Devastato, Alakazam, Chainsaw, Politoed Neo Discovery, un Kabutops Fossil, Gyarados Base e un Dark Vaporeon di Legendary Collection. Quindi un lottino abbastanza interessante, tutte carte Wizard, quindi ci sta. A parte direi lo Sceptile, tutte le essere una carte Wizard. Ultima busta è quella che mi sono tenuto da parte perché mi permette di completare un set, quindi la ritenevo abbastanza importante, una carta recente ovviamente. Me l'ha venduta un ragazzo che mi ha contattato su Instagram, che a sua volta ha un canale dedicato alle carte, che adesso mi devo anche ricordare come si chiama. Allora, innanzitutto andiamo a vedere la carta, ed è, se vi ricordate quando ho fatto vedere Fiamme Oscure, mi mancava una carta, ossia Rillaboom Gold, la 197 di 189, e con questa qua completiamo incredibilmente, dato che è uscita comunque due set fa, Fiamme Oscure. Davvero stupenda. Quindi ringrazio i ragazzi di Doug Trio Collecting, scritto Doug trattino basso trio trattino basso collecting, se volete guardare la loro pagina, anche loro sono collezionisti Pokémon, e mi sa non solo, forse anche questo, anche Yu-Gi-Oh, non mi ricordo. Gran bella cara, vedete come risplende, fiera. E niente, questo qua direi che è tutto per oggi. Vi faccio vedere un breve recap come al solito. Abbiamo Rillaboom, il lottino non lo faccio vedere perché è lungo. Energia, Altaria X, Raichu, Bellossom, Sfill, un po' di Unknown, Hitmonchan, recupero di energia Gold, Baccadente Leone, Deoxys X, cioè è difficile dire Deoxys S. Deoxys X, provate a dirlo tre volte veloce. Unknown, Ricerca di Bebe, Makuhita, Lapras, bellissimo, Metagross, stupendo, Groudon, Aerodactyl, devastante, Kirlia, Azuril, Drapion, Castform Pioggia, Golda, Kindra, Holon Castform, e queste qua devo ancora impostarle. Ninetales, beh, tutte le altre che avevo fatto vedere, che erano un sacco di carte, tra cui Electrodex e le altre, tutte comuni o non comuni. Quindi ragazzi, vi ringrazio come sempre per aver guardato, vi auguro davvero un buon anno, purtroppo non potremo festeggiare come gli altri anni, ma resistiamo tutti assieme, che magari l'anno prossimo ci vedremo in qualche fiera, speriamo. Vi ho già detto che l'anno prossimo mi ammazzo di fiere, mi faccio tutte quelle che le faccio, per recuperare un po' questo anno, un po' diverso dal solito, un po' più sfortunato del solito, un bel po' più sfortunato del solito. Quindi vi ringrazio ancora per aver guardato, lasciate un like se vi va, iscrivetevi se non l'avete fatto, e ci vediamo l'anno prossimo con il prossimo video. Ciao ciao!